Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto marionetta, ossia questa illusione che appunto una foto statica muova la bocca che segue appunto il parlato di un audio. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, ho fatto una nuova composizione, vado a importare l'immagine di questa persona, che sarà quella dove andrò appunto ad applicare l'effetto, e io ho trovato la scena del film del gladiatore, la vado a importare all'interno del nostro progetto, e quello che dobbiamo andare a fare adesso è appunto estrapolare l'audio in modo che crei tutti i fotogrammi da poter collegare poi alla bocca in modo che si muova a tempo con il parlato. Per farlo, che voi abbiate un video o che abbiate solamente l'audio, non cambia, quindi cliccate sulla parte dove c'è l'audio, tasto destro del mouse, andiamo su assistenza fotogramma chiave e converti audio in fotogrammi chiave. Questo possiamo andarlo a togliere, intanto al momento non ci interessa. Selezioniamo l'ampiezza audio che ci è andata a creare, andiamo sul controllo degli effetti. A noi quello che interessa sono solo entrambi i canali insieme, quindi il canale sinistro e il canale destro lo andiamo a eliminare. Semplicemente facciamo cancel e cancel in modo che ci rimanga solo il cursore di entrambi i canali. Se noi adesso clicchiamo U, come vedete qui ci sono tutti i fotogrammi della nostra traccia audio parlata. Se noi andiamo ad aprire il grafico, come vedete questi sono tutti i movimenti del parlato che abbiamo. Bene, ora andiamo appunto a interagire sulla foto in modo da fargli fare il movimento della bocca. Per prima cosa andiamo a duplicare il livello, che andiamo a rinominare appunto bocca, che sarà appunto il livello della bocca che si muove. Prendiamo lo strumento penna e andiamo a creare una maschera appunto sulla parte inferiore della nostra bocca, in modo da selezionarla per poi potergli dargli un movimento. In questo modo. Ora torniamo a duplicare il livello bocca, quindi Command D, lo portiamo al di sotto del livello bocca originale, lo andiamo a rinominare con riempimento e gli andiamo ad aggiungere appunto un effetto di riempimento. Quindi andiamo nel pannello degli effetti, scriviamo riempimento, lo prendiamo, lo portiamo sul livello e gli andiamo a dare praticamente un riempimento nero. In questo modo, se noi adesso andiamo a prendere appunto la nostra bocca, la andiamo a muovere, come vedete sotto sarà nero. Se noi non avessimo applicato appunto il livello di riempimento, rimarrebbe appunto la nostra bocca com'era. Una volta fatto questo, quello che dobbiamo andare a fare adesso è applicare sul livello bocca un altro effetto, è quello di controllo cursore. Sotto è controlli espressione, vedete che troviamo controllo cursore, lo prendiamo, lo applichiamo su bocca e questo sarà quello che andrà appunto ad animare la nostra bocca. Per farlo dobbiamo andare a inserire appunto un codice, quindi clicchiamo sul livello bocca, clicchiamo P per aprire la posizione, tenendo premuto Alt con la tastiera clicchiamo sopra il marcatore e prendiamo questa chiocciolina e andiamo a dirgli praticamente di prendere come movimento il nostro cursore dell'ampiezza audio che siamo andati a creare prima. Come vedete si crea questo codice. Ora andiamo leggermente a modificarlo. Quindi per prima cosa andiamo a cancellare i due temp che c'erano. Dopo il punto e virgola gli andiamo a mettere adesso che deve andare a interagire col controllo cursore della nostra bocca. Quindi torniamo a prendere la nostra chiocciola e stavolta la mettiamo appunto su controllo cursore, cursore, in questo modo.
andiamo a fare punto e virgola, che serve per dirgli che questa stringa è finita. Quando c'è il punto e virgola serve a chiudere appunto la stringa, e facciamo invio. Ora gli andiamo a dire su che parametri deve andare a interagire. Quindi noi vogliamo andare a interagire sui parametri x e y. Per farlo andiamo ad aprire una parentesi quadra, andiamo a scrivere value, apriamo un'altra parentesi quadra e gli andiamo a mettere 0. Praticamente, detta in parole molto sbrigative, lo 0 sta a indicare la x, l'1 sta a indicare la y e la 2 sta a indicare la z. Quindi in questo caso gli siamo andati a dire di prendere come valore il valore 0, ossia quello della x. Dopodiché facciamo virgola e gli andiamo a mettere anche quello della y. Quindi torniamo a scrivere value, parentesi quadra, e questa volta andiamo a mettere 1, in modo che così ci ha preso x e y. Dopodiché facciamo più temp, ossia il tempo, ossia quello che andrà a applicare il nostro effetto, e una volta fatto il nostro effetto è applicato. Se noi adesso ci portiamo data fino al 100%, andiamo a modificare questo parametro, come vedete ci dà il movimento della nostra bocca, quindi lo portiamo tipo, io lo porto più o meno a un 4, e se andiamo a vedere segue perfettamente il nostro parlato che c'è sotto. Ora io l'audio non ve lo faccio sentire per problemi di copyright, altrimenti con la scena del gladiatore potrebbero fare storie. Comunque vi assicuro che segue perfettamente quello che dice, anche perché basta vedere appunto che si muove la nostra bocca. Quindi questo è un effetto che può essere sì utile sia in questo caso, ma anche utile nel caso andassimo a selezionare solamente la testa e andassimo ad applicare appunto sopra al video originale del gladiatore, ossia andarla ad applicare qua sopra. Mettete che voi avete una vostra foto e volete fare animarvi sulla scena del gladiatore, in questo modo è possibile, ma questo ve lo spiego nel prossimo tutorial. Quindi per oggi è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!